Capone di Morozzo è il primo presidio che Cardin Petrini ha inventato. Siamo orgogliosi ogni anno di poter portare avanti questa tradizione, perché la fiera arriva puntuale la settimana prima di Natale. Per noi di Morozzo è un orgoglio avere ancora la possibilità, grazie a loro, le nostre allevatrici, le caponere, no? Perché poi qui venivano ricordate. Viva le caponere! Col Capone di Morozzo, con la Pula, con i prodotti agricoli ci si sente di nuovo umani, no? Perché obiettivamente fa parte della quotidianità il fatto poi di sedersi a tavola, di condividere con i familiari e con gli amici questi prodotti che arrivano dal lavoro quotidiano, dall'impegno dei nostri allevatori. Quando trovi nel piatto sembra un pollo qualunque, in realtà no ragazzi, c'è una storia che arriva dalle radici e questa è una testimonianza che è importante mantenere, quindi l'appello che facciamo è anche ai giovani agricoltori: credete nel Capone di Morozzo, portiamo avanti questa tradizione, fa parte del nostro cuore, della nostra vita.